I ragazzi e l'alcol, per non berci la vita, è importante ancora parlare negativi dell'alcol, della droga, delle dipendenze ed è naturalmente importante farlo con loro che vengono nel mondo della scuola, farlo con la città, con figure esperte in questo senso e anche magari leggendo un buon libro. Sì, assolutamente sì. Infatti noi come Associazione Culturale Atena abbiamo subito preso in considerazione di presentare il libro della scrittrice Letizia Drogo che parla proprio di berci la vita, i giovani e l'alcol. In questa presentazione ho voluto, insieme agli altri, abbiamo voluto rappresentare una giornata di festa per i giovani, di festa e anche di riflessione per i giovani. Infatti oggi gli interventi sono stati specifici in maniera particolare, dove avremo la presenza di un avvocato che parlerà del codice della strada, che noi sappiamo che oggi è diventato un codice penale e che può essere anche rivolto ai giovani di 11-12 anni o soprattutto dai 13 in poi, 14 quando guidano lo scooter o la cosiddetta macchinetta. Inoltre avremo anche la presenza di padre di Don Massimiliano D'Auria che parlerà proprio specificatamente dell'integrazione dei giovani nel territorio, dove lui quotidianamente è sempre presente tra i giovani, e di Diego Ficarra, ex calciatore nonché presidente della Juventus Academy, dove lui parlerà proprio quanto è importante avvicinarsi allo sport e non al bere. Proprio per questo motivo sono stati coinvolti le classi della terza Gancitano e le prime classi della ragioneria, con la presenza della professoressa Melania Curto e la professoressa Patrizia Marchese Ragona, che hanno voluto rappresentare con i loro giovani una presenza massiccia qua. I giovani oggi anche hanno voluto proprio dare una rappresentanza fisica, faranno vedere una rappresentazione proprio specifica nella tematica di oggi, cosa significa il bene e il male, dove ci abbiamo l'angelo e il diavolo, una rappresentazione che veramente io ho visto durante le prove e mi ha toccato da mamma personalmente anche nell'animo. In tutto questo abbiamo voluto la presenza del club dell'associazione delle mamme, l'associazione del club delle mamme, proprio perché sono i genitori, insieme a loro spero che vengano pure qualche padre, perché oggi di mattina molti magari lavorano, però la presenza è già come avete visto abbastanza massiccia, perché questa tematica è di rilevanza sociale abbastanza importante. C'è anche da dire che negli ultimi anni si è riscontrato che i giovani oggi non sono più dai 16 ai 18 anni che vanno a buttarsi nell'alcol, nelle cosiddette strade con il bicchiere in mano. Dalla statistica del 2014, già siamo indietro di 3 anni, quindi immaginiamoci oggi, c'è il 63% circa di giovani dell'età preadolescenziale, 10-11 anni, che già si buttano nei weekend con il bicchiere in mano perché si sentono adulti. E andiamo a finire in un fenomeno anglosassone, quello di abbuffarsi della bevanda alcolica fino ad arrivare a ubriacarsi e non capire niente. Oggi vogliamo dare un segnale importante a tutti quanto sia necessario la presenza non solo del sociale, del territorio, ma anche dei genitori, a stare più vicini ai nostri figli. E qui c'è la scuola che partecipa in primo piano. Lei opera sul territorio a contatto soprattutto con i giovani, quale esperienza raccontare oggi in un contesto dove si parla di dipendenza soprattutto dell'alcol? Beh, credo che andare a sottolineare soprattutto i danni che una dipendenza come quella dell'alcol può provocare nella persona sia fondamentale. E andare poi incontro alle necessità dei giovani per capire il motivo per cui si cade in questa grossa difficoltà che è la dipendenza all'alcol. E una domanda che mi sono chiesto è: perché per divertirsi c'è bisogno di bere? Ci si può divertire anche senza bere, un divertimento sano, questo dobbiamo farlo capire. E farlo capire con le parole sì, ma anche noi che siamo più grandi, con un esempio di coerenza e con un esempio di una vita che può essere felice anche senza l'alcol.